Fra qualche minuto inizieremo. Vedete proiettato un bel QR code dove è scritto il tuo parere è prezioso e ci teniamo proprio al vostro parere, per cui se provate col vostro smartphone, se riuscite a leggerlo e a darci il vostro parere su questi giorni, siamo proprio contenti. Grazie. Dovrebbe funzionare, penso. Funziona. Ciao, come stai? Bene, tu? Grazie. Allora, benvenuti ai nostri ospiti, che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Benvenuti a tutte e a tutti a questo appuntamento importante all'interno del 15° Festival Francescano, che nasce perché 800 anni fa San Francesco ha avuto da Papa Onorio approvata la sua regola, e quest'anno insieme riflettiamo su questo, no? Se è possibile che un sogno diventi vita e se questa vita poi può essere raccontata e tramandata ancora. Questi incontri sono tutti incontri gratuiti, grazie al sostegno di tanti amici. In modo particolare questo incontro è sostenuto da Lega Coop e da Coop Fond. Vi auguro un buon momento di riflessione, di confronto, e grazie ancora ai nostri ospiti di essere qui. Sì, loro hanno il sole, noi abbiamo l'inverno, quindi speriamo, voi siete in estate ancora. E speriamo soprattutto che regga il tempo, perché insomma, la chiacchierata è importante, anche per parlare di Europa. Un attimo solo, una cosa. Prova, mi sentite? Non mi sentite? Sentite? Ora mi sentite. Tanto stavamo parlando del tempo per rompere il ghiaccio, si fa sempre così. Questo appuntamento è dedicato all'Europa. E sta veramente in linea con il titolo scelto dal Festival Francescano di quest'anno, perché si parla di sogno, ma delle regole necessarie a far camminare bene i sogni. E mai come adesso, stando appunto immersi al tema Europa, l'Europa che siamo e l'Europa che verrà, la sensazione, la paura, almeno la mia, guardo subito il presidente Prodi, è che questo sogno, le gambe solide per andare avanti, le abbia un po' meno di qualche anno fa, un po' meno forse di quelli che erano i sogni, gli ideali e le visioni di chi l'Europa ha contribuito a fondarla. Allora, Presidente, io comincerei con lei, stando proprio sulla stretta attualità, perché dobbiamo aiutare anche il pubblico a capire in che situazione ci troviamo. E quindi vorrei cominciare dal tema immigrazione, tema migranti. Le sottopongo le parole che ha usato ieri Papa Francesco da Marsiglia, sono state parole molto forti, molto politiche anche. E Papa Francesco ha detto sostanzialmente questo, riassumo, non c'è nessuna invasione. Chi parla di invasione lo fa in modo strumentale per far capire che c'è un'idea di paura legata a vecchi nazionalismi che non hanno più nessuna ragione d'essere e che mettono l'essere umano, la dignità dell'essere umano, all'ultimo posto delle priorità che si dovrebbero avere quando si parla di immigrazione. Tutto questo però è oggettivamente un po' in contrasto con le sensazioni che si sentono arrivare non solo dall'Italia, dal governo italiano, ma anche dalle altre grandi nazioni che hanno contribuito a fondare l'Europa. Sembra che in questa fase storica estremamente delicata e complicata anche grandi paesi come la Francia, come la Germania, come la Spagna, siano rispetto al tema migratorio sempre più chiusi in loro stessi, e che le divisioni tra gli stati, in un momento in cui invece ci dovrebbe essere sempre di più una visione comune, siano arroccati in delle posizioni nazionalistiche che non fanno bene al sogno. E lei che sensazione ha su questo? Ahimè, lei ha ragione nella sua domanda, nella sua provocazione. La situazione è così, guardi,
Nell'attuale momento politico, chi parla di tasse e chi parla di immigrazione perde le elezioni. Proprio è una specie di fatto automatico. Quindi c'è questa specie di paura di parlarne, anche perché, non avendo lavorato assieme, non abbiamo preparato le strutture, l'organizzazione, la politica comune, perché questo fenomeno avvenga in modo ordinato. Così abbiamo la contraddizione che, primo, abbiamo bisogno di immigrati, perché non abbiamo assolutamente manodopera. Posso dire, quest'estate in Sicilia, nei ristoranti in cui sono andato, le cameriere erano argentine, della Argentina, per dire il problema, in una regione come la Sicilia, con una manodopera, con una disoccupazione giovanile altissima. E perché? Perché con la cittadinanza italiana acquisita dai loro nonni tornavano indietro automaticamente, mentre invece la paura di chi venga in modo permanente sta dominando. Allora qui c'è un rimedio solo, cioè un accordo che organizzi la emigrazione nei modi in cui abbiamo bisogno e arriva di fronte alle esigenze degli immigranti. È successo quando c'è stata la grande fuga dalla Siria. I tedeschi hanno organizzato 1 milione di immigrati, hanno fatto la loro fortuna perché ne avevano bisogno e sono venuti incontro a un grande problema. Adesso, con il problema molto più generale africano, questa strategia va organizzata tutti assieme. Ecco, resto ancora un attimo su di lei, Presidente, perché mi ero molto d'accordo con quello che diceva, no? Cioè, tasse e migranti fanno perdere voti. Ora noi abbiamo questa scadenza elettorale tra pochi mesi, che sono le europee, in realtà tra un bel po' di mesi, ma la campagna elettorale è già iniziata ovunque. E quindi tutti gli analisti che si occupano appunto soprattutto della questione migranti dicono: beh, se l'Europa non c'è riuscita prima a mettersi d'accordo, non ci riuscirà adesso, dove appunto ogni paese con la paura, ogni partito di ogni paese, di maggioranza e opposizione, con la paura di perdere consenso, non si occuperà in un modo organico e sistematico del tema migratorio. Ma la provocazione di nuovo che le volevo lanciare è: secondo lei, al netto della contingenza, perché questa Europa non c'è riuscita neppure in tempi di pace, quindi fuori da tensioni elettorali, fuori dalle tensioni anche economiche, post-pandemiche che abbiamo adesso, oggettivamente un momento complicatissimo. Perché anche in passato, lei faceva l'esempio della Siria, esempio virtuoso, ma nell'approccio sistemico appunto alle grandi ondate migratorie che arrivano dall'Africa, che sono iniziate almeno più di 10 anni fa in realtà, 15 anni fa, non si è riusciti a trovare una quadra? È molto semplice, purtroppo. In questo momento l'Europa è in fase di fermo o di regresso addirittura. Pensate una cosa: guerra d'Ucraina è in Europa? Sì, è in Europa. C'è stato qualche tentativo di mediazione turco-saudita? C'è stata una mediazione europea? Di nessun tipo. C'è stato un viaggio di Macron, c'è stato un viaggio del cancelliere tedesco, non c'è stata nessuna azione europea, perché non avendo una politica estera e una politica militare comune, nei grandi problemi non riusciamo ad avere una iniziativa comune. Lo schieramento in favore dell'Ucraina, che è unitario nei governi europei, è venuto solo per un forte impulso americano. Cioè l'Europa ha obbedito, ma quando c'è stata da prendere una sua iniziativa non l'ha mai presa. Ecco, allora c'è un rimedio? Sì, bisogna
che sulla difesa, sulla politica estera, sui grandi temi, si passi dalla unanimità alla maggioranza, cioè si faccia come con l'euro. Chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. L'euro è partito con 12 paesi, è già arrivato a 20 dopo, ma è partito solo con 12 paesi, non con tutti. Noi dobbiamo fare in modo che i paesi fondatori dell'Europa prendano l'iniziativa di una politica comune. Gli altri si aggregherebbero subito. Questa è l'unica cosa da fare. Per essere sempre più concreti, chi può fare questo in un giorno solo? Lo può fare solo la Francia, perché se mette a servizio dell'Unione Europea il diritto di veto al Consiglio di sicurezza e l'arma nucleare, il giorno dopo si fa la politica estera europea. La Francia non la fa. La Francia non la fa perché, come tutti gli ex imperi, è come un pilota che guida l'automobile guardando solo lo specchietto retrovisore, cioè il suo passato. A volte gli può anche andar bene, ma il più delle volte, se uno guida guardando solo lo specchietto, va a finir male. Sindaco, è molto bella questa immagine, no? del guidare guardando solo lo specchietto. I francesi lo fanno in maniera clamorosa, non sono gli unici però, no? Vediamo, soprattutto su... Ma scusi se l'interrompo, ma la Brexit è stata fatta allo stesso modo? Esatto. Allo stesso modo. Gli inglesi hanno guardato indietro, hanno fatto la Brexit, ci hanno rimesso l'ira di Dio, il nuovo primo ministro cerca di rimediare, ma... l'impero guardava al passato. Però questo è un po' un difettuccio che abbiamo tutti, perché anche la Germania è stata uno stato imperialista, come l'Inghilterra, come la Spagna, cioè tutti gli stati europei sono figli, no, di un passato imperialista. La Germania ha dimenticato molto il suo passato, fortunatamente, perché ha avuto quel passato che ha avuto. Ma ad esempio la Germania nella guerra in Iraq non c'è andata, nella guerra di Libia non c'è andata. Ha avuto degli atteggiamenti molto più autonomi che non la Francia, l'Italia o la Gran Bretagna. Pensi alla guerra in Libia. È vero. E o l'Iraq, come dice. Hanno acquistato un'autonomia in cui noi difettiamo ancora. Però, Sindaco, io stando sul ancora un attimo, sul, perché poi ne abbiamo mille di temi, ma stiamo ancora un attimo su quello dell'immigrazione, perché è davvero caldissimo. C'è una questione sicuramente geopolitica. Il presidente Prodi poco fa appunto ci ha mostrato in maniera molto chiara, no, quali sono i difetti strutturali che impediscono in questo momento un dialogo vero. E poi c'è quello che fa il nostro paese, il nostro governo, che ha delle ricadute immediate su chi come lei è il primo fronte dell'immigrazione, le amministrazioni locali, i sindaci, i governatori delle nostre regioni. Io volevo chiederle che cosa ne pensava intanto dell'ultimo tema di cui si è dibattuto proprio negli ultimi giorni, anche a livello di stampa e di opinione pubblica, che è quello di prevedere una cauzione da pagare tramite fideiussione bancaria o assicurativa, che è già un sistema complicatissimo, stabilita in 5.000 euro, con cui un migrante richiedente asilo può passare il tempo necessario, stimato in 4 settimane, ma direi che siamo ottimisti, per sapere l'esito della sua richiesta, non dentro i centri che verranno costruiti, però ce n'è solo uno a Pozzallo, tra l'altro con filo spinato e mura di cinta, insomma è un po' inquietante anche visivamente, ma per trascorrerli in libertà. Allora, a me ha molto colpito questa misura, non tanto, non solo perché a proposito di Europa il primo che se l'è inventata prima di noi è stata l'Ungheria di Orban, salvo poi essere sanzionato dalla Corte di Giustizia Europea, ma perché stabilire, visto che qui siamo un festival francescano, stabilire un sistema d'accoglienza per censo è un po' pericoloso, no? Cioè dividiamo chi sta male, perché diamo per scontato che chi arriva dall'Africa sobbarcandosi quel viaggio stia male,
da chi sta ancora peggio, cioè chi sta male ma riesce a rimediare 5.000 euro una volta raggiunte le nostre coste, e chi non riesce, che il presidente Prodi rido anch'io, è bizzarro immaginarselo. Ecco, io lo trovo un po' rischioso, anche poi per la gestione pratica legata alla sicurezza del tema. Intanto buon pomeriggio a tutti e a tutti, e grazie al Festival Francescano anche quest'anno di essere qui a Bologna. Fa molto piacere e abbiamo lavorato tanto perché questa strada potesse proseguire. Allora, 5.000 euro è la stessa cifra che gli scafisti chiedono purtroppo alle persone per attraversare il Mediterraneo. Questo è... Io credo che mettersi a livello degli scafisti non sia degno di un paese come l'Italia. Però dietro a questa scelta, che ovviamente è una scelta demagogica, che parla a una parte del paese che vuole legge e ordine nelle parole di chi governa, perché poi nei fatti sono tutte misure inapplicabili e che, come vedrete, non verranno applicate, come il fatto di fare nuovo i CPR, di mettere in campo tutta una serie di misure come mandare in galera i quattordicenni delle baby gang, tutte cose che non verranno fatte, anche perché le carceri minorili e in generale le carceri italiane sono già piene. Il problema è che sono piene di persone e non sappiamo come fare, quindi loro parlano, ma io credo che noi dobbiamo fare mente locale, anche vale la pena per una città farlo, su quello che è il contesto in cui siamo, perché queste misure non sono buttate lì a caso. I numeri sono abbastanza importanti. L'Europa aveva poco meno di 500 milioni di abitanti all'inizio del suo percorso istituzionale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eravamo in un mondo che aveva 2,5 miliardi di abitanti. Oggi l'Europa più o meno è grande uguale, ma è in calo di natalità molto forte, eppure il mondo ha più di 8 miliardi di abitanti. Questo significa che anche l'importanza in termini di numeri dell'Europa è molto calata. Noi non siamo più da soli, e non siamo neanche più soli con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica. Siamo in un mondo dove il G20, l'elenco dei paesi del G20, è cambiato tantissimo. Ci sono due intere colonne di elenchi di paesi che sono entrati, che prima non c'erano. E questo riguarda la demografia. Però guardiamo anche i numeri che ci attraversano. Bologna ha avuto in via Mattei, dove adesso c'è un centro di accoglienza gestito dallo Stato, un CAS, con quasi 1.000 persone in questo momento accolte, un numero enorme, massimo dovrebbero starcene 200, ha avuto un hub, che significa una sorta di porto. In quel periodo, prima della pandemia, Bologna veniva chiamata la Lampedusa 2, perché i numeri di arrivo in quell'hub erano simili a quelli di Lampedusa. Papa Francesco è venuto anche in visita in quel luogo. E per 3 anni abbiamo avuto quell'hub, e da quell'hub sono passate 40.000 persone. Se quelle 40.000 persone si fossero fermate a Bologna, noi avremmo un quartiere nuovo alle porte della città. Eppure non è così. La maggior parte dei migranti che arrivano in Italia e nelle nostre città non vogliono rimanere in Italia, vogliono andare altrove. Noi siamo un paese di passaggio. E questo, di tutta la narrazione del governo, è la vera cosa che non viene detta. Perché nella retorica del governo si parla di invasione, no? Come se dall'Africa arrivassero per rimanere in Italia, venire a fare la famosa sostituzione etnica, di questo si è parlato. In realtà la maggior parte delle persone che migrano, che vengono dal sud del mondo, vogliono andare in altri paesi europei, che non a caso non sono molto contenti di come l'Italia si comporta nelle politiche migratorie, perché chiudono i confini. Ci sono paesi come la Germania, che lo diceva prima il presidente Prodi, hanno fatto politiche migratorie e demografiche allo stesso tempo per aumentare la popolazione del proprio paese, aumentare anche la forza lavoro, scegliere anche le persone che dovevano arrivare. Ma questi stessi paesi a un certo punto dicono anche basta all'Italia, non è che dicono basta all'immigrazione, dicono basta all'Italia, perché l'Italia non si assume da ormai troppi anni la responsabilità di gestire in maniera regolare i flussi che la attraversano. E questo è un problema grave per tutta l'Europa, è un problema che mina la credibilità del nostro paese.
e mina la credibilità anche della nostra capacità di accogliere nelle città, nel rapporto con i cittadini. Perché se Bologna oggi dovesse avere flussi regolari, proporzionati rispetto a quelli che sono gli accordi che le città hanno fatto con lo Stato, noi dovremmo avere circa 3.000 persone in rapporto con la popolazione nei nostri centri di accoglienza. Noi ne abbiamo più di 4.000 e abbiamo 550 minori stranieri soli, non accompagnati, che arrivano e che noi gestiamo come se fossimo il loro papà e la loro mamma, nel senso che abbiamo proprio la tutela legale. E il governo, invece che collaborare con le città, in particolare con le regioni e le città che di più anche sono propense ad accogliere in maniera organizzata, che hanno fatto questo investimento negli anni, appena arrivato ha fatto alcuni decreti che sono davvero incredibili. Uno di questi è il decreto che loro hanno voluto chiamare Cutro, che io non vorrei chiamare Cutro, perché la scelta della parola, di questo nome del decreto, arriva per la strage in mare di Cutro. Ma è un decreto contro l'accoglienza, non è un decreto per l'accoglienza. Quindi trovo aberrante anche aver dato il nome di un decreto per l'accoglienza con il nome Cutro nel momento in cui c'erano centinaia di famiglie morte in mare, che peraltro abbiamo seppellito a Bologna in parte, perché le istituzioni nazionali nelle prime settimane non hanno trovato un luogo per una sepoltura degna, per cui alcune decine sono state sepolte nel cimitero islamico di Bologna. Questo è passato sotto silenzio, ne abbiamo parlato solo noi, però questo fa parte di cose, della storia non raccontata della migrazione nel nostro paese. Questo decreto non permette ai richiedenti asilo di essere accolti in maniera regolare nei centri di accoglienza comunali, che significa che noi possiamo prendere i cosiddetti solo vulnerabili, quindi le donne e i bambini, oppure senza dimora. Per cui il governo da un lato ha fatto una regola per cui noi non possiamo accogliere i richiedenti asilo, poi in queste settimane, quando hanno avuto sbarchi anche di 6.000 persone a notte, hanno chiamato i sindaci per chiedere di considerare vulnerabili, sentite qua, anche gli uomini soli, perché non sapevano più dove metterli. E siccome la legge che loro avevano fatto diceva esattamente il contrario, la cosa che ci hanno comunicato è che li avrebbero messi per strada, così sarebbero diventati senza dimora, noi li avremmo dovuto riconoscere come fragili e ce ne saremmo dovuti fare carico, ovviamente a spese dell'amministrazione comunale in albergo, a Bologna, dove gli alberghi non è che costino 20 euro a notte, vi lascio immaginare. Quindi la follia burocratica che ha conquistato la gestione di questo governo purtroppo ha portato fino ad arrivare a chiedere una cauzione di 5.000 euro per mettere le persone nei CPR, allungando la permanenza di 18 mesi, perché uno allunga la permanenza di 18 mesi perché, ve lo siete chiesti, perché hanno fatto un decreto, l'ultimo, dove allungano la permanenza fino a 18 mesi? Perché nei luoghi deputati a raccogliere le persone che devono essere espulse devono rimanere perché non riescono ad essere espulse. Da 3 mesi vanno a 18 mesi proprio perché quelli diventano dei nuovi centri di accoglienza. Le persone non riescono ad essere espulse perché gli accordi internazionali che hanno fatto con la Tunisia e altri paesi non reggono, anzi dalla Tunisia ci stanno mandando più migranti di prima. Allora io credo, chiudo, ho stato lungo, che noi dobbiamo tornare ad una gestione razionale dei flussi dell'immigrazione, perché due cose non possiamo fare. Una, continuare a raccontare all'Europa che noi siamo in difficoltà quando in realtà noi non stiamo facendo il nostro dovere. Quest'estate sono arrivate 130.000 persone negli sbarchi e gli ucraini accolti in Italia sono stati 175.000. Avete visto un problema nell'accoglienza degli ucraini? Proteste? No. Bianchi, biondi con gli occhi azzurri, tantissimi anche qua a Bologna, tutti accolti. Per gli sbarchi dall'Africa, polemica nazionale. Addirittura Meloni alle Nazioni Unite chiedendo aiuto al mondo per l'Italia. Una cosa ridicola. Ma soprattutto noi dobbiamo smettere di fare campagna elettorale sulla pelle delle persone. Basta campagna elettorale sui migranti e basta campagna elettorale sulle paure della gente. Presidente Prodi, ero curiosa di sapere che ne pensa lei. All'ultimo il sindaco Lepore diceva
che Giorgia Meloni è stata ridicola a parlare alle Nazioni Unite a chiedere aiuto. Volevo sapere se le ha fatto lo stesso effetto anche a lei, o se invece era un appello legittimo, dato appunto il contesto complicato globale in cui ci troviamo. E a questo proposito le aggiungo anche un'altra osservazione su cui le chiedo un parere, un commento. Cioè, parlavamo di queste presunte debolezze dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea. Dico presunte perché poi vorrei capirlo con lei se sono davvero tali. E qualche sera fa mi trovavo a fare un dibattito con Nathalie Tocci, che diceva una cosa molto interessante, ma anche molto pericolosa, secondo me. E cioè diceva: le democrazie fanno rumore. Perché, a differenza di quanto succede in paesi autoritari, la Russia di Putin, il fatto che noi siamo sottoposti, per fortuna, alle elezioni, appunto, ci rende più fragili, apparentemente più fragili, perché ci espone appunto ai rischi di non decidere, o non decidere con sufficiente rapidità, autorevolezza, perché siamo sottoposti alle ondate delle preferenze elettorali, della pancia dell'elettore. Quindi la democrazia che fa rumore. Ecco, letta così, può essere anche pericolosa come lettura. Ma lei sta toccando il più grande problema che abbiamo oggi nel mondo. Cioè, lei da un lato deve considerare che abbiamo la Cina che ha 1.400.000.000 di abitanti, cioè 19% dell'umanità. È il paese industriale più grande del mondo, ha solo il 6%, 7% delle terre coltivabili e non ha materie prime ed energia. La sua politica costante da 40 anni è di cercare cibo, energia e materie prime dove ci sono. Quindi rapporti strettissimi con tutti i paesi del mondo. Gli Stati Uniti, grande paese democratico, hanno ogni ben di Dio e esportano energia, esportano cibo, sono a posto con le materie prime. La loro politica estera dipende dalle decisioni della politica. Allora, il presidente Bush fa la guerra in Iraq, poi arrivano a casa i ragazzi morti, il presidente successivo ritorna indietro. In Afghanistan la stessa cosa. Cos'è successo nel mondo di conseguenza? Che i paesi di tutto il mondo si fidano, e lo dico col cuore che mi sanguina, si fidano più della continuità di una politica autoritaria che non della discontinuità della politica democratica. Questo è l'analisi di quello che sta succedendo al mondo. Qual è allora il rimedio? È semplicemente il rafforzamento della democrazia vera, perché tutto questo ha fatto sì che nei paesi democratici vi sia sempre meno continuità di governo e il distacco fra i governi e le popolazioni ha fatto sì che ci siano sempre più persone assenti dal processo democratico. In tutti i paesi europei, cominciando dall'Italia, il più grande partito è quello delle astensioni. E allora, o la democrazia riprende una sua vitalità come aveva nei primi decenni del dopoguerra, questa capacità di proporsi al terzo mondo, di fare una politica per il terzo mondo, oppure l'autoritarismo trionfa. Mettiamo un discorso di attualità importantissimo. Nei mesi scorsi noi abbiamo avuto una resurrezione dei cosiddetti BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica,
che sono i paesi che si sono uniti come alternativa al mondo democratico e che hanno fatto proposte di allargamento con un certo successo verso gli altri paesi. Allora, questo che cosa chiedono di giusto questi paesi che chiamiamo il sud del mondo? Chiedono che le grandi strutture internazionali legate alle Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, non siano più solo un privilegio di Stati Uniti ed Europa, ma che tengano conto dei cambiamenti di tutto il mondo. Questa battaglia sarà la battaglia dei prossimi decenni. Se noi capiamo con intelligenza che questo cambiamento appartiene alle cose del mondo, per lo sviluppo della Cina, dell'India, di tutte queste cose, e rinnoviamo le strutture internazionali, allora salviamo la democrazia. Altrimenti la democrazia non la salviamo. È nostro compito usare l'intelligenza per capire i cambiamenti del mondo e di nuovo fare una proposta che sia accettabile, come erano le regole attuali nell'immediato dopoguerra. La cosa che a me spaventa molto, però, appunto, leggendo l'attualità, è che questa capacità di comprensione ci sia poco al momento, anche perché sembra che ci troviamo, e le chiedo ancora un parere, Presidente, davvero dentro la tempesta perfetta, no? Allora, c'è la guerra in Ucraina, abbiamo capito che probabilmente Putin non la vincerà questa guerra, ma si è assestato su una posizione di logoramento, è una guerra di logoramento, dura già da un sacco di tempo e durerà ancora, di sicuro. E questo logoramento sta logorando le democrazie rumorose. A me ha colpito moltissimo la notizia di qualche giorno fa in cui si diceva che da un lato il congresso americano con i trampiani basta fondi, basta sostegni a Kiev, e qui fa il paio con quello che diceva poco fa, no? I governi americani che si alternano a seconda delle ondate elettorali del momento sulla loro politica estera, ma perfino Varsavia, che era uno dei paesi europei che aveva più interesse a combattere Putin perché c'è il confine lì, dice che non darà più le armi sempre per ragioni elettorali. Allora, è davvero la tempesta perfetta, cioè noi rischiamo di restarci stritolati dentro, anche perché nel frattempo c'è l'Africa che preme, quindi noi abbiamo la Russia, Putin che ha capito che le democrazie fanno rumore e ci aspetta al varco, l'Africa che sta premendo in maniera fortissima ai nostri confini, l'Europa che mi pare smarrita. Io non... mi sento un po' pessimista, però vorrei che lei invece mi dicesse che devo essere ottimista. No, come faccio a essere ottimista? È difficile, però dobbiamo ragionare per cambiare, questo è il fatto, no? Cioè, vede, lei ha citato un caso che sta facendo rumore enorme, no? Abbiamo la Polonia, che è il paese che più si è sacrificato in favore dell'Ucraina, più ha accolto profughi ucraini, più è durissimo nella battaglia contro la Russia. Poi succede che le vicende ucraine fanno sì che il grano, invece di uscire, il grano esportato dall'Ucraina, che è uno dei più grandi esportatori di grano del mondo, invece di uscire dal mare, deve essere spostato via terra. Poi un problema tecnico che sembrerebbe semplicissimo. Allora, quello che passa nei vagoni, diciamo così, nei container piombati col frigorifero e passa attraverso il paese, benissimo. Poi c'è anche del gran grano che passa e che marcisce, no? E allora lo vendono in Polonia. E questo ha scatenato l'ira degli agricoltori polacchi, che sono in piccolo numero ma indispensabili per le elezioni. A questo punto il governo polacco, con tutto il suo appoggio per l'Ucraina, con tutta la sua durezza nei confronti della Russia, improvvisamente cambia disco
e dice no, io non mando più armi all'Ucraina perché mi mandano il grano a basso prezzo che mi fa perdere le elezioni. E il discorso che io facevo prima applicato a questo problema. Il problema della democrazia è un problema veramente serio e profondo. Se non c'è una partecipazione globale, ci sono i paesi divisi, è un problema. E allora, ultima osservazione, guardate che la frammentazione delle democrazie, che porta tanti problemi all'Italia, ad esempio, non è solo un problema italiano. Pensate alla Germania, prima aveva due grandi partiti, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi sei, e non può fare altro che un governo di coalizione. Quando un problema internazionale tocca uno dei partiti della coalizione e mette in crisi il governo, si spacca la strategia e si cambia visione. Il caso polacco è impressionante, e attenzione che c'è un cambiamento, proprio lo leggevo sui New York Times, su questi giornali, c'è un certo cambiamento di mentalità anche negli Stati Uniti, dove l'inizio della campagna elettorale, non dimenticate che negli Stati Uniti si voterà nel novembre dell'anno prossimo, ma la campagna elettorale comincia con l'inizio dell'anno prossimo. Quindi noi avremo che la differenza dello schieramento fra i due partiti americani sarà determinante per l'atteggiamento che avranno nella guerra di Ucraina. Beh, ci vuole un bel applauso perché hai detto una cosa importante. Non mi ha rassicurato sull'ottimismo, ma... No, non è ottimismo, no, è un esame, realismo. È un esame realistico perché, a differenza di due mesi fa, è cominciato un dibattito negli Stati Uniti. Il supplemento di aiuti all'Ucraina che Biden ha proposto, adesso, mentre prima veniva accettato con entusiasmo, adesso viene discusso e continuamente rinviato. Il cambiamento è molto, molto grosso. Sindaco, il presidente Prodi giustamente poneva l'accento sulla necessità, io semplifico e banalizzo, ma insomma, di tenere la barra dritta, no? In un momento in cui appunto le democrazie sono fragili. È compito anche dei partiti più solidi e più strutturati non smarrirsi nelle grandi sfide internazionali. Ora, sulla guerra in Ucraina, perché parlavamo di questo, il Partito Democratico ha ribadito, no, il sostegno anche finanziario, economico a Kiev, e al tempo stesso la necessità di trovare comunque una strada per la pace, per il dialogo, per la diplomazia. Ecco, però la situazione adesso è complicatina, anche in Europa. Ammesso che abbia mai avuto una visione unitaria sulla guerra e non l'ha avuta, però ecco, un pregio l'ha avuta, Presidente, secondo me, comunque nei mesi della guerra l'Europa è riuscita a non dividersi, quantomeno in maniera forte, non era banale vedendo come erano partiti. Ecco, il PD in questo senso, secondo lei, Sindaco, che cosa deve, dovrebbe, può fare rispetto alla possibilità di non disgregare un fronte comune europeo? Perché il rischio che vada in frantumi questa difficile almeno unità di intenti creata, raggiunta, cioè. Ma io credo che in un momento di grande confusione occorra lavorare per la chiarezza degli obiettivi, perché gli obiettivi sono una cosa, i percorsi che si fanno per raggiungere gli obiettivi sono un'altra, e credo che anche ai cittadini e alle cittadine vada anche spiegato come si intende arrivare a certi obiettivi. E credo che debba essere chiaro, io credo molto in questo, e la nostra segretaria, visto che lei mi ha chiesto del Partito Democratico, l'ha detto chiaramente, l'obiettivo nostro è la pace. La pace. La pace è un obiettivo importante, perché se guardiamo tutti gli attori che ci sono nel mondo, non tutti gli attori vogliono la pace, non tutti lavorano per la pace. Questo non è banale. E
La situazione relativamente alla partenza dell'invasione russa in Ucraina oggi è in parte anche cambiata, l'atteggiamento di diversi attori è cambiato. E credo che sia molto importante l'Europa e l'unità dell'Europa nella sua azione politica per riuscire a contribuire al raggiungimento della pace. Oggi è chiaro che l'Europa da sola non basta per raggiungere la pace, ma è un elemento, a mio parere, indispensabile. Perché se vogliamo guardare anche alla politica, non possiamo non dimenticare cosa è successo a proposito di divisioni tra i partiti nelle democrazie negli anni precedenti all'invasione di Putin in Ucraina. Se guardiamo le elezioni americane con Trump, quelle che lui ha vinto, ci sono stati processi e indagini sull'influenza nel voto da parte della Russia e di Putin. Se seguiamo la storia delle ultime due elezioni in Brasile, non possiamo non vedere come una parte importante di quel paese dal punto di vista politico ha seguito un personaggio come Bolsonaro, che ha fatto parte di questa idea internazionale del mondo conservatore e di ultradestra. E se guardiamo all'Europa, pensiamo alla storia della Brexit, i nazionalisti che hanno chiesto la Brexit e poi sono scappati lasciando in mano di fatto ai conservatori la gestione. Se pensiamo anche ad altri paesi come l'Ungheria, la Polonia e anche agli interlocutori italiani che hanno flirtato con tutti questi personaggi, c'è stato un prima della guerra in Ucraina, c'è un durante la guerra in Ucraina e ci sarà un dopo la guerra in Ucraina. Io credo che questo sia un aspetto molto importante, perché prima erano tutti assieme, prima della guerra in Ucraina, erano tutti assieme nell'idea che il mondo dovesse andare a destra, cioè che le nazioni dovessero prevalere, che ci fossero degli interessi da proteggere nei vari paesi, alzando muri, facendo politiche anche violente contro le minoranze, contro un'idea di economia più solidale, e soprattutto erano molto coesi nell'idea che l'Europa dovesse essere indebolita. Una certa idea d'Europa e l'Europa di per sé. Durante la guerra in Ucraina c'è stato un altro interesse, l'interesse a non tanto lavorare per la pace, ma a fermare l'invasione e proteggere un paese, l'Ucraina. Alcuni si sono messi in questa posizione per difendere la popolazione ucraina, il paese, sostenendo anche quello che era un aiuto militare alla popolazione e al paese, e l'hanno fatto per motivi di resistenza e umanitari nella prima fase. Altri hanno usato questo passaggio per riposizionarsi e mettersi accanto ad un'idea diversa rispetto a quella della situazione pre-invasione. Basta guardare oggi il partito di maggioranza relativa nel Parlamento italiano, quel partito non era filo Europa, filo Biden, democratici americani, ma era un partito vicino a Trump, Bolsonaro e a Putin. La guerra in Ucraina ha cambiato lo schema, per cui la mancanza di una coesione europea e di maggiore vicinanza alla NATO per motivi militari ha dato la possibilità ad alcuni leader europei di riposizionarsi. Ma quando, speriamo presto, ci sarà la pace, cosa faranno quei leader? Che idea avranno dell'Europa? Quando l'Europa dovrà avere una sua autonomia, dovrà ricostruire il sogno europeo, dovrà dire se vuole andare verso un'idea di maggiore coesione, di investimento maggiore. Noi stiamo molto discutendo del PNRR, perché in Italia sono arrivati tanti soldi, 209 miliardi, ma se guardiamo il bilancio europeo è poca cosa rispetto a quello che è il PIL dell'Europa. Come possiamo pensare con i fondi strutturali europei, che adesso non ricordo la cifra esatta, ma stiamo parlando di pochi numeri di percentuale rispetto a quanto ad esempio è il bilancio dello Stato americano, che è più del 25%, se non ricordo male, di spesa. Come possiamo pensare di avere una politica economica europea sul lavoro? Di quanto ne avremo bisogno? O di una lotta alla povertà reale, di misure anticicliche che facciano rilanciare l'industria? In questi giorni noi ci stiamo battendo perché la Magneti Marelli non chiuda a Crevalcore, un'azienda che produce motori.
Quella è un'azienda che nel cuore dell'Europa subisce la transizione ecologica perché c'è una assenza totale di politica industriale che tutela chi lavora. Senza l'Europa questo tipo di politiche non si possono fare, senza soldi non si possono fare. Le elezioni europee saranno fondamentali da questo punto di vista. Si diceva prima, diceva prima il professor Prodi, la Francia è l'unico paese che se vuole in poco tempo può costruire una difesa comune perché può mettere a disposizione il proprio diritto di veto e l'atomica ai propri amici europei, ai propri alleati europei. La Francia, basta chiunque vada in Francia in questo momento, tutti stanno affermando che le prossime elezioni francesi saranno vinte a mani basse dalla Le Pen. Ecco, una vittoria della destra e della Le Pen in Francia non sarebbe certo un voto nella direzione della coesione europea, della pace e di politiche di un'autonomia, di un'Europa che sappia costruire una politica di maggiore coesione, lotta alla povertà, di maggiore solidarietà, di una transizione giusta. Ecco, io credo che oggi questa questione sia molto importante. Il Partito Democratico dentro questa vicenda deve avere delle posizioni chiare. L'obiettivo della pace, l'obiettivo di un'Europa unita con una maggiore forza, una maggiore autonomia e una politica europea che tuteli le persone prima ancora che i singoli interessi. E questo significa, ad esempio, sui temi dell'industria, ritornare ad avere una politica industriale del nostro paese e dell'Europa, a partire dal punto di vista delle persone e della transizione giusta. Questo è fondamentale. È certo che sono cambiate le posizioni, ma noi abbiamo anche fatto un congresso in mezzo, dove ha vinto una linea politica che ha ridato al nostro partito posizioni chiare attorno alle quali si vuole e si deve lavorare. Non tutti sono d'accordo magari che queste posizioni adesso siano così chiare, perché a volte si preferisce che il PD sia un po' confuso. Io ho votato per un'idea di PD che avesse le idee molto più chiare per il futuro. Prego, Presidente. Posso aggiungere una cosa che non viene esaminata a fondo. In questo momento, sulla guerra d'Ucraina, dal punto di vista sia finanziario che di rifornimento di armi, l'Europa pesa più degli Stati Uniti. Nessuno ci pensa a questo fatto. E non abbiamo elaborato il minimo di politica europea. Siamo fortunatamente uniti, ma non abbiamo elaborato il minimo di politica europea per il dopo, per le idee che abbiamo. E allora, e invece lo sforzo militare, lo sforzo economico, ripeto, è da 2 mesi che abbiamo superato gli Stati Uniti. È un fatto simbolicamente importante e dobbiamo, essendo divisi, come ha detto adesso il sindaco, non abbiamo nessuna voce. E questi sono problemi che dobbiamo risolvere. Per quello che io dico, l'Europa deve fare un salto in avanti, perché, e lo ripeto sempre, è il pane, l'unico pane buono che abbiamo creato, ma è ancora un pane mezzo cotto. È un pane mezzo cotto, non si mangia volentieri. Allora lo dobbiamo cuocere del tutto. Questo è quello che l'Europa deve fare. Perché, ripeto, l'idea che sulla guerra di Ucraina non ci sia stato una mediazione europea, ma la Turchia, l'Arabia Saudita, tutti, è impressionante, così come non c'è stata una voce delle Nazioni Unite. Altro problema grave: abbiamo ridotto le Nazioni Unite a niente. Nell'ultima assemblea così importante non c'è stata nessuna decisione sul futuro del mondo. Ma com'è possibile questo? A parte il fatto che i leader parlavano con nessuno davanti, no? Quando ha parlato la Meloni c'era un'aula totalmente vuota e deserta, ma a parte questo, allora se le strutture internazionali non le facciamo funzionare, ma dove va a finire il mondo? Però la sensazione è che appunto proprio
i due grandi sogni, perché oggi il titolo della rassegna è sogno, nati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, no? L'Europa, l'ONU, ma siano davvero col fiato corto, cioè forse è finito quel sogno lì, non è più adeguato all'oggi, ci siamo dimenticati lo spirito di grandissime realità con cui nacque, perché sono nati dalle ceneri del più grande disastro umanitario e bellico che la storia del mondo ricordi, ovviamente. Abbiamo perso... E bisogna cuocere il pane, no? o ci mettiamo assieme davvero, oppure rimaniamo così e contiamo solo per le piccole cose. Progressi in economia sono stati grandiosi, il PNR è stato importantissimo, ma qui stiamo parlando di pace o di guerra, che è un'altra cosa, eh? Teniamoci, non sottovaluto la grande importanza dell'Europa, ma qui lei mi ha fatto domande su pace e su guerra e sui grandi problemi di politica internazionale, e su questi non siamo uniti, ma da gran tempo. Quando c'è stata la guerra in Iraq, la commissione mia, io ero presidente della commissione, si è spaccata in un modo impressionante, su questi problemi non si può scherzare. Voglio dire, quando è finita i miei periodi alla Commissione europea, io sarei stato rieletto molto volentieri, mi sarebbe molto piaciuto fare il bis. Era cambiata la maggioranza, era andata verso destra, ma colui che avrebbe dovuto difendermi, Blair, avevamo avuto una rottura tale sulla guerra in Iraq che non ci si parlava più. Ma perché la guerra e la pace sono le cose più importanti di tutti, e se ci si divide su questi temi non è che si possa poi fare le altre cose bene. Per questo che ci vuole la politica estera e della difesa in comune, capisci? Beh. Poi Blair ha chiesto scusa, però, non al prof, ma in generale sulla guerra. Blair poi ha chiesto scusa per la guerra. Un po' tardi, ma... Tra l'altro, voi mi citate Blair e io, quindi, non posso non farmi una domanda, è l'ultima. Dobbiamo chiudere poi il dibattito perché abbiamo pochi minuti, ma questa mi avete detto Blair e mi è venuta in mente. Perché, allora, l'altro grande tema, quando parliamo d'Europa, è che si parla di una crisi un po' sistemica delle sinistre d'Europa, no? Della sinistra in Europa, dei vari partiti di centro-sinistra negli Stati europei. Questa crisi, appunto, che non riguarda solo il nostro paese, ma riguarda un po' generalmente tutti. Poco fa il sindaco diceva: in Francia è possibile che vinca Le Pen, no? E quindi ci potrebbero essere poi delle conseguenze anche internazionali. Che c'entra questo con Blair? La suggestione che mi veniva in mente era questa qui. Pensavo a un dibattito di qualche mese fa che si è fatto proprio dentro il PD sul manifesto, il primo manifesto del Partito Democratico, che nasce un po', no, sull'onda lunga di questa ubriacatura che c'è stata anche in Italia, anche nella sinistra italiana, rispetto al blairismo. Quindi una sinistra improntata su un po' più il libero mercato, la globalizzazione è cosa buona, solo che qui ci è arrivata tra l'altro un po' più tardi rispetto a quando era cominciata negli Stati Uniti e in Inghilterra, no, questa visione. E quindi in questo dibattito che si è fatto mesi fa sul primo manifesto del PD si diceva, beh, in quel manifesto mancavano un po' di parole che in quel 2008, in cui si apriva la prima grandissima crisi economica globale dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece sarebbero state parole importanti: uguaglianza, povertà. Ci sono poco queste parole. Allora, forse questa crisi, parlo almeno dell'Italia, delle sinistre, della sinistra, il fatto, quando si dice che bisogna ritrovare il contatto con il popolo, nasce da lì, nasce da questa ubriacatura per il blairismo, che poi è stato pure gentile. Attenzione, che quando ci si era spostati per una maggiore apertura al mercato era utile e doveroso. Il problema è che non è stata accompagnata da una riorganizzazione dello Stato sociale, e adagio si è andato solo verso il mercato. E il rischio di oggi, che c'è in ogni paese, ma che vedo fortissimo in Italia, è proprio la resa sullo Stato sociale. Prenda la sanità. Nella sanità gli interessi stanno talmente mutando che, se continua così, fra poco al sistema sanitario nazionale
verranno lasciate solo le cose costosissime e che nessun altro vuole prendere in mano, e tutto il sistema privato prenderà la cura e si trasformerà tutto. Ecco, allora il mercato andava rafforzato, e quando fu creato, quando si ebbe questa trasformazione nel manifesto, era giusto. Però contemporaneamente avevamo fatto anche la famosa proposta velleitaria, se vuole, dell'ulivo mondiale, cioè in cui la solidarietà avrebbe dovuto fare passi in avanti. Poi questa invece non si è realizzata e quindi la sinistra ha perso l'anima. Ha perso l'anima. E poi, attenzione, che quello che le ho detto prima sulla paura, le tasse, l'autoritarismo, eccetera, favorisce evidentemente la destra. Quando si ha paura e non si hanno le idee per il futuro, ma si lavora solo sul presente, la sicurezza la dà più la destra. Quando si lavora invece sul futuro, allora i cittadini si sentono più riassicurati da chi pensa. Però il vero problema di questo caso è quello che le dicevo prima io. Chi promette la diminuzione delle tasse poi non la mantiene assolutamente, ma chi promette la diminuzione delle tasse vince le elezioni. Beh, lei lo sa bene questo. Eh? Lei l'ha sperimentato anche nelle sue campagne elettorali. No, perché io quando... Almeno dissi, tasse per tutti. Io quando dissi voglio la tassa sull'Europa, tutti l'hanno pagata volentieri perché c'era un disegno. E tutti sapevano che quel disegno andava bene e che l'Italia doveva entrare in Europa, e l'hanno pagata tutti. Poi l'ho restituita al 60% come avevo promesso, ma non ho avuto nessun problema politico. Mi hanno detto che ero matto a proporla, ma quando lei propone un'imposta in modo credibile su un disegno che interessa ai cittadini, la pagano. Invece il discorso generale, tiriamo via le imposte, tiriamo via le imposte, le imposte, ha un fascino totale. In Italia poi non ne parliamo. Sì, sì, mi riferivo esattamente a questo, come dicevano sapere, perché il suo competitor... In Italia, quello dico le statistiche, la tassa sull'evasione, non vedete che stiamo riparlando di condoni? Abbiamo giurato che non avremmo mai più riparlato, da ieri l'altro... Si riparla di condoni. Perché? Perché questo mette a posto tutte le cose, no? Sindaco, il Presidente diceva, in tutta la sua analisi, no? A un certo punto la sinistra ha rischiato di perdere l'anima, ha perso un po' l'anima. Ora, il Partito Democratico di Alice Schlein sta portando avanti una visione del PD in cui la mia sensazione, ma anche quella degli analisti, è quella che cerchi di recuperare quel pezzetto che forse un po' si era perso, no? Appunto anche nell'analisi che ci ha fatto il Presidente Prodi, rispetto all'aderenza con lo Stato sociale che in tempi di crisi scopriamo essere fondamentale per la sanità, per i salari, per tutto quello che c'è intorno. Però una parte del PD non è felicissima di questo spostamento. Ma dobbiamo sempre dirci che cos'è il PD. Io sono nato in un territorio dove il PD non è rappresentato solo dai suoi dirigenti, ma da tanti iscritti, gli elettori. A volte questa città ci ha dimostrato, è successo con l'Ulivo, è successo anche con la fondazione del PD, che le persone sono molto più avanti anche dei gruppi dirigenti dei partiti. Faccio un esempio banale. Tante persone sono uscite dal PD perché non lo consideravano più un partito di popolo, però in questa città, pur non facendo la tessera, hanno continuato a fare i volontari alle feste dell'Unità. Sembra una stupidaggine, ma guardate che senza la generosità di tantissime persone che magari silenziosamente vanno avanti e ci sono sempre, promuovono un'idea di politica, anche in questa città il PD non sarebbe sopravvissuto, Senza i tanti volontari e tante persone che partecipano. Io ad esempio non mi sarei candidato alle primarie del nostro comune, eravamo in una fase anche molto
triste del PD internamente, eppure parlando con le persone si prende fiducia sul fare le cose. Questo cosa voglio dire? Che la voglio dire semplice. Noi col congresso abbiamo girato una nave dalla quale in tanti erano scesi, tantissimi. L'astensionismo non è solo in Italia, non è solo nella nostra regione, è in tutto il mondo, nelle democrazie. Però diciamo che tanta gente ha smesso di votare il PD, eravamo a 12 milioni di voti, siamo arrivati a qualche milione, quindi erano scesi in tanti, diciamo, dalla nave. L'abbiamo girata e la vogliamo portare in un'altra direzione. Ecco, noi a questa direzione dobbiamo dare però degli obiettivi nuovi, ma ci dobbiamo anche organizzare, perché non basta una persona davanti, non bastano due o tre parole d'ordine, bisogna rimboccarsi le maniche in tanti, perché se un partito non è un'organizzazione che si mette a disposizione delle persone, in particolare delle persone che hanno meno potere economico, per redistribuire potere e quindi avere maggiore forza nell'affermare i propri diritti, nell'essere felici, un partito di sinistra non serve, diventa una roba elitaria per pochi per stare al governo. E quando tu vuoi sempre stare al governo a prescindere dalle persone, quando le incontri per strada si vede che non hai quella lucina negli occhi, per cui tu magari rischi la tua carriera per gli altri, perché io credo che un partito di sinistra possa anche non stare al governo necessariamente. Guardate, ci sono delle funzioni in una repubblica come la nostra che sono legittime sia al governo che fuori, perché si viene eletti, c'è chi vince, c'è chi perde. Gli italiani hanno scelto che sia la destra a governare, ma hanno scelto anche che sia la sinistra a fare opposizione. Noi dobbiamo fare opposizione e rimeritarci il governo del paese organizzandoci, mobilitando le persone. Ci dobbiamo tornare mobilitando le persone, non semplicemente con qualche trucco. Questo è importante. E credo che ci sia una parola che abbiamo perso per strada e che spesso le persone anche in città, nei quartieri, mi ricordano e che mi tirano per la giacca e mi dicono: sindaco, mi raccomando, non distruggiamo la cultura della solidarietà di questa città. Ecco, io credo che la cultura della solidarietà sia una bussola molto importante, perché quando si viene eletti e si va in un'amministrazione, a volte, spesso direi, si viene chiamati a fare scelte difficili e bisogna fare delle scelte con dei valori e delle idee, non solo dei programmi. E se tu credi nella cultura della solidarietà, sai che se hai un euro in più lo devi mettere su delle cose che aiutano la vita delle persone, o se devi fare una redistribuzione fai pagare magari quelli che hanno un po' di più per aiutare quelli che hanno un po' di meno. In fondo la sinistra non è molto lontana da questa cosa semplice, ma se quando incontri le persone hanno l'idea che tu quando sarai lì non farai la scelta per la solidarietà e per i tanti, ma farai la scelta per te stesso o per i pochi, è chiaro che la volta dopo neanche ti tirano per la giacca, vanno dritti, certo. E non ti insultano nemmeno, perché guardate che a volte essere, adesso non vorrei dire una piazza piena con migliaia di persone perché poi non vorrei aizzarvi, ma a volte la critica e pure l'insulto a un politico oggi è diventato qualche cosa, una relazione rispetto al fatto che ci ignoriamo. Il silenzio delle persone verso la politica, l'indifferenza verso la politica è diventato la morte della politica. Noi dobbiamo tornare a parlarci, anche a dirci le cose che non vanno, a criticarci, a scuoterci, ma dobbiamo ricostruire un rapporto fra di noi. Questo è fondamentale, altrimenti la sinistra non esisterà mai più. Sarà sempre una categoria dello spirito che qualcuno ogni tanto si intesterà dicendo che è bravo a fare questo, bravo a fare quello, ma i voti saranno sempre meno. Io la penso così. Con questo però non insultiamo il sindaco, non insultiamo i politici, però, e precisiamo che esperienza di vita vissuta, vi posso assicurare. Posso assicurare. Noi abbiamo raggiunto veramente il limite del tempo che era a nostra disposizione. E ringrazio il sindaco Matteo Lepore. Il presidente Prodi ce lo dice come finiscono le elezioni di... Le elezioni europee come vanno a finire? Se lo dica così una battuta. Cambia poco. Cambia poco, quindi siamo rassicurati. No, io credo che dopo le elezioni ci sarà la stessa formula Ursula, come veniva chiamato, cioè qualche spostamento a destra, ma non sufficiente per cambiare il governo europeo, che sarà ancora fatto fondamentalmente di democristiani socialisti più qualche altro gruppo.
poi se mi sbaglio verrò a chiedervi scusa. Ci rivediamo qua in piazza, ci rivediamo dopo le elezioni europee. Al prossimo festival francescano. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Grazie a tutti voi e vi ricordo che alle 17, sempre qui in Piazza Maggiore, ci sarà un altro dibattito tra Vittorio Lingiardi, editorialista di Repubblica, e Fra Marcello Longhi. Grazie e arrivederci.